Buongiorno ragazzi, bentornati a un episodio che non ho il numero della definizione scientifica, se ancora la chiamiamo così, non ci ho capito niente. Comunque, io sto continuando la mia definizione, sono andato a letto con un po' di fame, quindi di mattina di solito mangio qualcosa. Ci stiamo svegliando più tardi, tipo alle 10:30, perché tanto non è che abbiamo tanto da fare, dato che c'è un lockdown qua. Quindi sono più o meno le 11, credo. Io mi sono fatto il primo pasto e ho fatto qualcosa di diverso oggi. Fai vedere un pochino, Sam, ho fatto questi French toast proteici. E quindi metto calorie e macronutrienti in questo momento sullo schermo e vedrete che ci sono un sacco di proteine, perché ho usato queste proteine al cocco. Potete usare qualsiasi proteine volete. Queste al cocco sono buonissime, ci ho messo un po' di dolcificante. Sono uscito oggi a fare una passeggiata al supermercato per provare a trovare la cannella. Non c'era, se riuscite ad avere la cannella è ottimo. E boh, fammi fare un taste test. Penso questa cosa, sì, c'ha tipo 40 grammi di proteine. Che più. Madonna. È tipo... Buono? La smell è buonissima. Buonissimo perché sa di cocco, tipo è dolce. Poi ovviamente in bulk magari ci metti uno sciroppo, grazie. Posso? Niente, ci andremo a far vedere il primo passo della giornata. Ma ci mettiamo a fare un po' di lavoro. Yes. Ci vediamo dopo. Sarà un vlog un po' così in casa, quello che è. Ma lo facciamo comunque. Dai. Sammy sta finendo il video là, che andrà live. Io invece ho appena finito di rispondere a WhatsApp per i clienti e alle email. Adesso è 1:20, praticamente quando io mi metto a lavorare metto uno di questi mix magari di un'oretta, e così che entro in mood. Ve ne lascio uno qua che vi consiglio di andare a vedere, sono tipo remix delle canzoni di 70, anni 70, anni 80, e sono veramente perfette, mi fanno entrare nel flow. Ho ricevuto una domanda che volevo, anzi non una domanda, tanti email mi dicono: Giulio, ho usato il tuo calcolatore, ho impostato i macronutrienti, ho impostato le calorie, mangio ex calorie, come faccio a sapere se sono giuste o non sono giuste per me? La cosa fondamentale, regà, è capire che qualsiasi forma, qualsiasi calcolatore che vi possa calcolare il vostro fabbisogno giornaliero, poi che potete impostare surplus o deficit in base al vostro obiettivo, chiaramente è una stima, no? È un calcolo teorico, quindi voi in pratica dovete provare 2-3 giorni, dovete tracciare il vostro peso, tracciare la vostra, che ne so, circonferenza della vita e vedere se effettivamente a mantenimento il peso rimane uguale o se siete in deficit che il peso inizia a scendere. Se così non fosse, vuol dire che comunque dovete sempre guardare in pratica quello che sta succedendo, quindi una formula è teorica, no? Vi dà un punto di partenza. Poi voi in pratica dovete mettere in pratica, vedere cosa succede al vostro peso e vedere se effettivamente la formula funziona. Se non funziona, metti che voi dovreste perdere peso ma non perdete peso e siete sicuri che state seguendo attentamente le calorie, è lì che potrebbe voler dire che la stima è semplicemente stata un pochino troppo alta, quindi lì magari togliete un 100-150 calorie e vedete se effettivamente iniziate a perdere peso. E questo lo dobbiamo fare sempre, non abbiate paura di provare un introito calorico e vedere in pratica cosa succede, ok? Perché tanto se sono 1-2 giorni non succede niente, vedete semplicemente che alza o aumenta e avete così il feedback del vostro corpo se dovete fare qualche modifica. Quello è un piccolo tip, un piccolo consiglio da ricordarsi sempre. Comunque, dato che siamo a casa, il nostro indice di attività è molto molto minore, magari facciamo meno passi, ci muoviamo di meno, siamo più tempo seduti, quindi bruciamo meno calorie in generale. Comunque, yes, questo era quello che volevo dirvi. Noi stiamo per finire qua il video di ieri. Devo dire che più o meno Sammy ci mette direi almeno 8 ore a editare, sì, forse sì. 10, forse 12, sì, quindi sì. Ragazzi, veramente, se vi piacciono questi video lasciateci un like, perché noi ci mettiamo un sacco di tempo, yeah. E penso che io continuerò qua per un po' e noi ci vediamo nel prossimo aggiornamento. Allora, raga, non vi ho detto, per far fronte ai miei cravings, praticamente in definizione consumo, sono sincero, consumo un pochino più di queste bevande a zero calorie o comunque basso apporto calorico. Questo ho trovato, questo qua che si chiama T-Tox Vitamin Hit T, che è acqua, un po' di succo, un po' di tè e un po' di vitamine, gusto mandarino arancia, e ha 35 calorie per tutto questo, che ci sta. Me lo bevo, sono solo 35 calorie, è dolce, mi toglie un pochino la voglia di fame, e queste sono le calorie del giorno, quindi 1:40 e siamo a 5:43 calorie, 80 carbo, 45 prote e solamente 4 grammi di grasso, che è letteralmente pazzesco, perché il French toast di prima sembrava un dessert, sembrava una bomba. Quindi veramente vi consiglio di provarlo se potete. E invece qua nostalgicamente mi sto guardando la serie di Summer Shredding di Guzman, praticamente ogni oretta e mezza faccio una pausa e mi guardo uno di questi video di Guzman. Questa è la serie del 2017. Che ricordi? Io seguo Guzman da tipo 3-4 anni e ogni serie è diventata sempre migliore, ed è quello che sto provando a fare anch'io col canale, provare ogni anno, ogni serie che faccio, a spingere più in su la qualità. Purtroppo abbiamo iniziato a bomba la definizione scientifica e veramente non vedevo l'ora
è successo quello che è successo, ci sta anche dover cambiare un attimino i programmi in base a quello che succede nel mondo, quindi purtroppo mo sto vedendo questi video e dico cazzo che figa la bestia, sarebbe troppo andare in palestra, non vedo l'ora di tornare in palestra. E stavo dicendo anche con Sammy che questo momento sarà un momento in cui mi sa che ognuno di noi non salteremo mai più una seduta in palestra. Dobbiamo fare gambe, andiamo a fare gambe col sorriso, perché veramente non avere la palestra è proprio brutto per noi. Non è che siamo addicted, però è una sensazione diversa, è proprio che ti spingi, che c'è altra gente che si spinge, che sudi, ti senti che lavori. Mi manca un sacco. Anche a te, Sam, mi manca? Sì, tantissimo, voglio dire. Come hai detto te, la prendi per garantito, così. Sì. E poi quando non ce l'hai, veramente, cioè... Comunque, sei nero, non si vede niente, te. Cara, il mio best friend razzista. No, no, è vero. No, sì, lo vedete? Io non lo vedo. Ragazzi, ci stiamo a vedere lì Juve-Inter. Pure a Dubai del 2002. E io intanto mi sto mangiando questi cetrioli. Raga, verdura c'ha un sacco di volume, però è tutta praticamente acqua, quindi pochissime calorie. Ve le consiglio come snack se state in definizione. Raga, oggi il vlog di casa, quindi vi faccio vedere tutto. Mi sono ordinato questo Macarabia Chicken. Ci ho tolto, praticamente gli ho chiesto di mettermi niente salsa e niente maionese. E tutto il panino, metto calorie e manco in questo momento sullo schermo. È praticamente solo una pita, pollo e insalata e pomodori. E mi è arrivata una Coca-Cola zero. Quindi sì, ci stiamo andando pesanti con la Coca-Cola zero. E poi si sono sbagliati con l'ordine e ci hanno dato, come dice Sammy, le patatine. Bomba! Mi sembra pure large, eh? Sì, large, che sono 802 calorie, quindi... Madonna! Le mangio io. E quindi se le mangia Sammy, e invece io mi mangio sta roba qua. Ragazzi, altro piccolo tip. Fatevi un caffè, che il caffè un pochino sopprima la fame e aiuta se state in definizione, soprattutto quando state a casa, che non avete veramente niente. Non è che non avete niente da fare, però non vi muovete, quindi è facile pensare al cibo. E allora mi sono fatto il caffè. Non è da Starbucks, me lo sono fatto da solo. Ci ho messo dentro qua questo caffè Nescafè plastico, lo fa uscire molto molto simile ad un frappè greco. In più ho lasciato praticamente l'acqua invece che metto nel frigorifero, l'ho messo nel freezer e quindi si è fatto un po' ghiacciato e dovrebbe essere tipo un ice coffee. Vediamo un po'. Una bomba, raga, e questo aiuta ancora a non pensare al cibo e ci sta un po' di caffeina, così che se dovete lavorare dopo pranzo e vi è venuto un po' un abbiocco, questo salva tutti. E sì, questo è tutto, io sto continuando un pochino a lavorare, oggi è una giornata tranquilla, rilassata, non faremo niente di che, magari dopo vado a fare una passeggiata così faccio i miei 5.000 passi. E Sammy, vuoi? Posso, perché no? Sammy dice che non posso, ma in realtà qua ci chiudono alle 8 di sera, quindi posso. Sconsigliato. Sammy si sta guardando Casa dei Papel, non so se l'avete vista, lui è un po' in ritardo. Sì, perché esce la quarta stagione tra 4 giorni, sì. Questa stagione 2. Sì. Così se lo recuperi ce la vediamo insieme. Sì. Ah, ti non è giusto. Io ho visto tutto. Ok, allora. Sto aspettando la 4. Diteci anche voi se aspettate la 4, almeno una cosa è che possiamo vedere Netflix e YouTube in questi giorni. E boh, poi che altro, più tardi alle 18 italiane faccio una live oggi sul profilo di Foodspring, quindi quella sarà la prima volta e mi fa veramente un sacco piacere che sono appena entrato a far parte del team e già mi propongono sul loro profilo, quindi fa vedere quanto siamo forti, regà, dagli muscoli a vita, veramente vi ringrazio a tutti del sostegno, se fate un ordine col mio codice sconto su Foodspring, veramente è così che io faccio una piccola commissione ed è così che io costruisco, faccio vedere quanto siamo forti come comunità anche alle compagnie con cui lavoro. E io veramente lavoro con pochissime compagnie, ricevo tante offerte, 2 o 3 a settimana di collaborazione, di sponsorizzazione, queste cose qua, ma non ve ne parlo mai perché le rifiuto quasi tutte, sono veramente molto molto selettivo, quindi potete essere sicuri che quello che mostro sono brand che veramente a cui io credo e che penso stiano facendo una cosa buona e che mi piacciono e che utilizzo. Ci tengo a dirvelo. Comunque, torno a lavorare, ci vediamo dopo. Eccoci ragazzi, sto facendo un po' di lavoro, sto praticamente correggendo il corso email che sto costruendo, è uno di questi progetti che ho in mente di rilasciare magari verso fine di quest'anno, praticamente è un corso email completamente gratuito, basta che mettete l'email e lo fate, e cavolo, sto leggendo qui, correggendo tutte le email che avevo scritto, sono stralunghe, strascientifiche e stra veramente pieno zeppo di roba che secondo me sarà veramente unica, vi spiego esattamente volume, frequenza, intensità, veramente un botto di roba, quindi
niente, ci tenevo a fare questo video per dirvelo, annunciarlo. Semplicemente non ho una data di rilascio perché voglio che sia tutto perfetto. Però sì, mazza, non mi ricordavo, l'avevo scritto tipo un mese fa. Quanta informazione che vi sto dando, raga. Ragazzi, vedete la mia faccia tutta rossa perché sono le 9:20. Io ho appena fatto una live di un'ora con l'allenamento sul sito di Foodspring. Sammy doveva riprendermi, ma lui invece sta a fare le sue cose. Noi gli chiede di riprendermi. Eh? Vai, vai, spiega, cosa stai facendo? Fagli vedere che stai facendo. Che stai facendo? Ma metti. Dai, facci vedere il tuo progetto. Che era figo. Metti. Metti. Ah, raga, questo è Sammy, eh? È tutto Sammy. Ci sta. Boh, era. Stavo un po' giocare. Cioè, con la quarantena ci sta tanto la babbo, stavo giocando. E raga, quindi non siamo gli unici ad andare pazzi in quarantena. Diteci che anche voi fate qualcosa di strano. E niente, noi abbiamo appena messo live l'ultimo video, un sacco di commenti su Project X. Raga, se ho il vostro sostegno, non lo so, apprezzerei tantissimo, veramente. E quindi alla fine di ogni video facciamo la solita porzione su Project X. Ragazzi, benvenuti al Casting Couch. Oggi per voi c'è modello Sammy. Hey, my name is I like to. Raga, è arrivato l'ora. Io sono in mutande, mi dispiace. Dai, fate una passare. Sto a casa. Sì, mettiti. Metto il cuscino. Così, perfetto, ragazzi. Allora, vogliamo fare una porzione Q&A perché ci avete detto che nell'ultimo video è piaciuto la parte dove parlavamo io e Sammy. Su Instagram stiamo facendo Q&A, yes. Quindi andatevi a seguire là. Metto anche quello di Sammy perché Sammy sta facendo delle cose divertenti. Sì. Andate anche a vedere l'ultimo video che è veramente un taglio sul canale di Sammy. Commenta qua sotto il video, quindi se lo volete andare a vedere lo trovate easy. Yes. Allora, su Instagram vogliamo fare dei Q&A, così possiamo incorporare dei Q&A rapidi e veloci e interessanti anche qua nei video su YouTube, quindi se volete farci altre domande mi raccomando ce le mettete là. Mm-hmm. Allora, abbiamo ricevuto tantissime sì. Domande, sì. Veronica, prima domanda, come state con il cuore? Oh, troppo gentile. Grazie Veronica. Grazie. Io personalmente sto molto bene, sicuramente sto molto meglio che molti di voi nella situazione in Italia, perché a me serve uscire, cioè io di giorno di solito esco. Per fortuna qui si può uscire fino alle 8 di sera, quindi io comunque una passeggiata al giorno me la faccio, 5.000 passi al giorno me la faccio e sto a posto. Sammy? Io pure, io sto bene, non sono come Gino, mi serve uscire tanto, quindi sì. Mi trovo abbastanza bene a casa. Vogliamo mettere delle clip di te quanto stai bene? Insert clip di Sammy now. E quindi sì, sicuramente come stavo dicendo a G, il fattore mentale che so che posso scendere e a farmi una passeggiata aiuta. Quindi ci sta. Quindi siamo bene. Tu come stai? Spero che voi state tutti bene, raga. Questa pure è bella. Filippulli, come state vivendo questa situazione con le vostre ragazze? Grandi, cuore. Grande te. È tosta, ovviamente. Sì. Non c'è. È una merda, non c'è altro da dire. Sì, praticamente penso che ci sono due opzioni con la ragazza. O uno si è quarantinato insieme alla ragazza, che vuol dire pazzesco, ci sta insieme, però magari diventa pure, non dico eccessivo, però magari tipo tutto il giorno chiuso in casa per svariate settimane può essere difficile. Noi siamo completamente dell'opposto, quindi che ci sentiamo solamente via telefono, via chiamata, via messaggi. Una relazione non è così, però per me personalmente, io con Ele, noi ci troviamo benissimo, riusciamo comunque a scambiarci delle cose, ci manteniamo molto in contatto, foto e altre cose. E poi tu ne sei mezzo abituato, cioè, ovviamente questo è lungo, questo però è estremizzato. Sì, eh. Sì. È estremo, però allo stesso tempo penso che tutto il mondo è nella stessa situazione, quindi è una pausa, non è che tipo sì. Noi riusciamo a... Io, sì, no, infatti, no, ma è tosto solo direi per il fatto che non sappiamo la data di quando... Sì. Rivediamo le ragazze, quindi quello sicuramente non è. E voi? Voi ci avete. State come state? Single, state con la ragazza? No, fateci sapere voi come fate. Andrea, come quando pensate di rientrare siete bloccati là? Allora sì, assolutamente bloccati al 100%, gli aeroporti non vanno, sono chiusi, quindi dobbiamo stare qua 2 settimane e con questa settimana faremo 4 settimane. E molto probabilmente faremo altre 4 settimane. Fino a quando la situazione non migliora, possiamo ritornare. Gruppo muscolare preferito da allenare, bella GSM, da Andrea. Ciao Andrea.
Ciao Andrea. Per me, io dico, quando alleno petto e tricipiti mi viene un bel pump, mi piace molto, però mi piace un sacco allenare la schiena. Non so perché, però mi piace proprio quando la schiena tipo si sbaglia. Perché è la tua schiena, cioè, è fortissimo, direi. Io probabilmente in termini proprio di dove lo sento di più il tricipite. Mi piace un botto. Tricipite? Sì, mi piace un botto, sì. Non so perché, proprio quando faccio i pull down, non so come si chiamano, mi piace guardare il tricio che si ci sta. Ultima domanda per oggi, che sennò è troppo lungo, da Silvia. La mia Silvia. Qual è la prima cosa che vorreste fare appena finisce questo periodo di quarantena? Ritornare e baciare lei. A parte gli scherzi, sarebbe bello prima di tutto andare via da Dubai cioè proprio il fattore di camminare, essere circondato da gente, un'atmosfera, fare le cose quotidiane che non possiamo più fare, e andare al mare. Bello, cioè. Io regà andare in palestra. No, scherzo. Allora, io ho tre cose. Prima cosa, vedere Ele, perché non la vedo da troppo, mi va di vederla. Seconda cosa, decisamente andare in palestra e tipo, non lo so, starci 8 ore o tipo dormire in palestra sulla panca proprio. E a parte questo, una cosa bella che mi aveva chiesto Sam un po' di tempo fa, che io gli avevo detto, che lui mi ha chiesto, ma stai facendo, cos'è che mi hai detto? Stai facendo tutto quello che puoi fare? Era sette giorni. Ah sì, Sam mi aveva detto, sei 7 giorni per vivere, cosa faresti? Sì. E tipo la bellezza della mia risposta era fare esattamente tutto quello che sto facendo adesso, sì, che sì, è pazzesco, come viaggiare ancora, fortunatissimo, veramente. Quindi io quando finisce la quarantena faccio esattamente quello che sto facendo adesso, solo che lo faccio al 10° livello, mi verrebbe un sacco voglia di appunto tornare in spiaggia, poter fare le foto fuori, vedere gli amici, continuare a fare questa vita però più sociale e magari non solamente virtualmente. Esatto. Ma sì, però sarebbe gran parte questo, fare YouTube, mettere i video. Ma alla fine anch'io, però tipo con delle piccole cose aggiuntive come la ragazza, come la famiglia, anche la famiglia, queste cose. Vabbè, queste le domande per oggi, è stato lungo, se state ancora qua guardando vi apprezziamo tantissimo. Sì. E vediamoci nell'ultima clip, oppure lo finiamo qua e poi l'ultima clip. Quindi ragazzi, grazie per essere stati qua, hashtag final chats, siete arrivati fino a qua, a testa alta. Grazie veramente di cuore per la visualizzazione, spero vi stiano piacendo questi upload più frequenti. E ci vediamo al prossimo video. Sì. Ciao raga. Sì. È vero, poi c'è l'altra clip. Ragazzi, siamo giunti alla porzione finale, ormai lo sapete, questa sarà la clip Kaizen. E veramente, leggendo tutti i commenti di Project X sotto l'ultimo video, mi sono quasi emozionato. Cioè penso che questa, se veramente mi sostenete, mi supportate, può diventare una cosa assurda. E con ogni clip a fine video voglio un attimino aggiornarvi sulla situazione. Quindi, cosa posso dire oggi? Ecco, voglio parlare del mio progetto, di quello che voglio fare, del fatto che comunque ci metterò un sacco di tempo. Secondo me è un progetto che già ci stavo lavorando per direi gli ultimi 2 mesi. Comunque per quanto riguarda il logo e come chiamo il brand, ovviamente ha qualcosa a che fare con Kaizen, però di tutto questo, quando sono sicuro, lo condivido con voi nei prossimi video. Nel frattempo volevo parlarvi di perché sarà così lungo, perché non voglio semplicemente creare un abbigliamento, delle magliette standard che già acquisti così e che ne so, sono di cotone e ci mettono sopra il print, sapete come fanno un sacco di altri youtuber e cose varie. Io voglio veramente costruire un brand di abbigliamento di qualità, fatto in Italia, disegnato in Italia, e che disegno io, proprio che scelgo tutto io, cioè disegno io, quindi faccio tutto gli sketch, decido io dove mettere cosa, decido io il logo, decido io tutte le varie misurazioni, decido io il materiale. E per questo sono contentissimo, perché appunto essendo ingegnere della produzione, comunque non dico che ho dei contatti, però so esattamente, ho fatto la scienza dei materiali, queste cose qua, quindi veramente mi sono studiato bene tutto. E ad esempio, invece di fare solo cotone, molto probabilmente, se voi, fatemi un favore, se voi avete adesso, state indossando una maglia, vedete la maglia che cos'è? Molto probabilmente sarà 100% cotone. In realtà, per fare una maglietta performance, quindi che sia molto più elastica, molto più di qualità, dovrebbe essere non solo cotone, ma un blend tra cotone e elastane.
ok? Che quindi praticamente la rende molto più resistente al sudore, la rende molto più elastica, la rende molto più soffice al tatto e di qualità. E chiaramente per farlo ci metterò del tempo e ci metterò, è un costo molto molto più alto che rispetto magari a fare solamente una maglietta di cotone con una stampa che ne so, magari fare una maglietta di cotone con una stampa ti viene 7, 8, 10 euro, invece farne una fatta bene, disegnata su misura, con tutto perfettamente come volete, soprattutto all'inizio, perché inizierò con pochi pezzi, chiaramente non posso permettermi di farne un investimento grande, comunque tutte le cose si dovrebbero iniziare poche, quindi penso che all'inizio faremo 100 magliette, però 100 magliette disegnate come voglio io, materiale voglio io, eccetera eccetera, il costo sarà, non dico elevato, però non sarà assolutamente come semplicemente una maglietta di cotone, proprio perché non voglio. Se voglio farlo per bene questa volta, voglio letteralmente che se mi sopportate, mi sostenete, che l'acquistate, una volta che vi arriva, voglio che veramente capite quanto passione e quanto fuoco ci ho messo dietro e che... Boh, la mia, ovviamente la mia idea è di farvi arrivare il miglior prodotto, che così dite cazzo che figata, vi sentite parte del movimento, miglioramento continuo ogni giorno di Kaizen, e che così ogni singolo lancio alla fine magari ci saranno dei pezzi che volete prendere. Quindi quello è il mio obiettivo, e quindi sì, molto probabilmente la prima maglietta, che poi magari il design ve lo faccio vedere nel prossimo video, sarà sicuramente un blend cotone elastene, minimalista, molto molto figa, abbastanza performance, nel senso che al tatto sarà una bomba. E niente ragazzi, sono 0033, se state ancora guardando veramente vi apprezzo un sacco, e se potete continuate a commentare hashtag Project X qua alla fine, e che magari quando farò il lancio vado a vedere quello che ha commentato tutti i video con Project X, e magari ne invierò una 5 magliette a 5 persone di voi, magari ve la invio gratuitamente, quindi mi raccomando commentate con hashtag Project X, e niente, fatemi sapere se ci sono degli argomenti che volete di cui parlo. Sono indeciso se farvi già vedere il logo oppure no. No dai, teniamolo segreto ancora per un po'. Vi ringrazio di cuore raga, e veramente apprezzo tutto il vostro supporto. E noi ci vediamo come sempre in that next video. Grazie e buona serata.